Se si aspettava che la Juventus sembrasse per 70 minuti una squadra piccola al cospetto della Roma e poi riuscisse a segnare 3 gol in 7 minuti, quando in generale quest'anno ha una media di 5 tiri in porta, tanti hanno sempre rimproverato ad Allegri in generale, ma a voi in generale, di produrre poche occasioni da gol. Vi aspettavate di trovare una squadra che avanti per 3-1 aveva così pochi giocatori in area di rigore? Andate tanto in difficoltà quando le squadre difendono con tanti uomini in area, sia all'Allianz Stadium che quando giocate in trasferta. Pensavate di averla persa, se l'aspettava la rimonta? Abbiamo visto tante volte la Juventus rimontare con carattere, non mollare mai, però diciamo che è un po' di tempo che la Juventus non sembra più la Juventus della sua storia. Se l'aspettava questa vittoria o pensava di averla persa? No, ci speravo chiaramente, però volevo, intanto buonasera, scusami, non sono tanto abituato a parlare davanti ai microfoni. Devo dire che l'ultima partita abbiamo fatto 22 conclusioni in porta, che non è vero quello che tu hai detto, chiaramente bisogna migliorare, il gol secondo me del 3-2 ci ha dato morale, perché trovare il gol 3-2 sul 3-1 eravamo un po' in difficoltà, poi quel gol lì ci ha dato fiducia e da lì siamo ripartiti. Però io credo che siamo partiti, è vero, tutti e due i tempi non bene, ma alla fine del primo tempo avevamo fatto gli ultimi 20-25, avevamo fatto una buona gara, che penso questo. Poi la squadra ci ha creduto e il calcio è bello anche per questo, no? Perché è imprevedibile, può succedere di tutto. Chiaramente sul 3-1 era un po' più preoccupato, è stata una bella vittoria e siamo contenti. Prego. Buonasera, Giovanni guarda la Sky Sport, le chiedo, posso? Le chiedo intanto l'importanza della vittoria sicuramente e quelle difficoltà sulle palle inattive su cui state lavorando, e poi se può dare qualcosa in più, può dirci qualcosa in più su Chiesa, perché filtrano notizie non particolarmente confortanti riguardo l'infortunio al ginocchio. Grazie. Chiaramente, prego, buonasera. Chiaramente verrà valutato domani, è una distorsione al ginocchio, domani sarà, parlo per Chiesa, sarà valutato dallo staff medico. Di prime impressioni comunque? No, non lo so, non posso dire domani, no. Non sono un medico, non posso saperlo, so che ha avuto questa distorsione, domani ho parlato col dottore e mi ha detto questa cosa qua. Sui calci piazzati devo dire che ultimamente abbiamo preso meno gol rispetto all'inizio, però loro sono molto forti. Sapevamo questo, però all'andata marcavamo a zona, avevamo fatto molto bene. Infatti invece oggi abbiamo avuto difficoltà, infatti alla fine del primo tempo abbiamo cambiato, per fortuna sono stati meno calcio d'angolo, ma abbiamo marcato a uomo, anche perché loro di testa sono veramente alti e forti, sono una squadra forte, lo sapevamo che temevamo questa cosa qui, avevamo preparato, però Vertu ha battuto un grandissimo calcio d'angolo e ha fatto un bel gol. Grazie. Prego. Sì, mister, buongiorno, buonasera, Enrico Fanelli, Agenzia Stampa Italia. Due domande in una, se posso. La prima è se le assenze vi preoccupano in vista di mercoledì, e la seconda, che è un po' collegata, se lei condivide questo regolamento che i giocatori che vengono ammoniti, diffidati, ammoniti in campionato, debbano saltare necessariamente la Supercoppa. Grazie. Buonasera, prego. Devo dire che non posso parlare di regolamenti, se c'è un regolamento e va rispettato, se è così, questo è. E per mercoledì, come abbiamo sempre fatto, prenderemo i giocatori che abbiamo a disposizione e cerchiamo di fare la nostra partita, perché è una partita bella da giocare a San Siro, una finale, un trofeo, sì, che ci teniamo molto e vogliamo fare una grande partita. Direi che è l'ultima. Ah, scusa, non ho visto, la penultima, no, ancora vai, due. Vai pure. Prima lui. Buonasera Marco, Vanni Zagnoli, freelance, derby. Le chiedo, sulla sua scelta di fare il secondo, probabilmente a vita come Mauro Tassotti, le emozioni per una serata di questo genere, e poi invece la sua riflessione sullo spettacolo rispetto alla ricerca dell'equilibrio che ha raccontato Massimiliano Allegri anche in un libro, al di là della serata, ecco, siccome è un tema caldo, le Adani, tutto quello che sappiamo, il suo pensiero su questo. Grazie. Il mio pensiero è che ho fatto tanti errori nella mia vita, ma quello di scegliere, ho avuto la fortuna,
Ormai sono tanti anni che non so neanche quanto di stare con Massimiliano e ho fatto un'ottima scelta, sono stato bravo, sono stato fortunato, perché nella vita ci vuole anche fortunato, sono stato fortunato. Sì che sono contento della scelta che ho fatto e ormai sono 15-16 anni, forse anche di più, non lo so, abbiamo cominciato insieme a Grosseto, sì che è passato qualche anno. Prima ho fatto l'allenatore dei portieri, poi qui alla Juventus. Ho cominciato a fare questo tipo di lavoro, che sono molto contento della scelta che ho fatto. Oggi eravamo, non solo io ero un panchino un pochino più avanti, ma eravamo tutto lo staff. Difatti al mister gli ho detto, mister, oggi siamo in quattro dello staff, che sono Dolcetti, Trombetta e Padoin. Cerchiamo di farne uno. Per fortuna è andata bene, sono contento. La squadra... ha avuto delle difficoltà, ma la Roma è una grande squadra, giocando a Roma con giocatori forti, perché la Roma ha giocatori forti, e vincerla è stata, per vincerla così, ancora più bella. Prego. Ma lo spettacolo, il calcio, ebbene poi oggi diciamo, abbiamo fatto una grande partita perché abbiamo vinto, poi tutto viene rimessato, la vittoria fa cambiare tutti i giudizi. E se che bisogna, noi alle critiche non rispondiamo, andiamo avanti sul lavoro, noi pensiamo che il lavoro dobbiamo migliorare, lo sappiamo, miglioriamo solo sul lavoro, parlare poco, tanto le chiacchiere, come dice il mio allenatore, le biciclette, come dice, le chiacchiere di Alvento, le biciclette livornesi, e se che bisogna lavorare, tapparsi le orecchie, migliorare la squadra che abbiamo, chiaramente sappiamo che dobbiamo migliorare, lavoriamo, solo una ricetta c'è in questo momento, il lavoro, sì che dobbiamo parlare poco e fare dei fatti, perché le chiacchiere non servono a niente. Prego. Mister, buonasera, Luca Bianchin, Gazzetta dello Sport. Volevo farle due domande, una sulla personalità. Mi sembra si sia evidenziato un'altra volta questa sera un limite da questo punto di vista, anche se poi c'è stata una reazione incredibile, quindi un contrasto netto, volevo capire anche con quel brutto inizio di tempo di cui abbiamo già parlato, che succede spesso, come valuta lei questa serata e in generale la leadership di una squadra giovane come questa, e poi con la squalifica di De Ligt, so che è presto, ma per capire se c'è una possibilità Bonucci per l'Inter oppure se si andrà con Rugani e Chiellini. Grazie. Domani, come sempre, facciamo il punto della situazione con tutti. C'è anche Danilo che ha cominciato a lavorare con noi. Vediamo come sta. Domani facciamo il punto. Adesso stasera ci godiamo questa vittoria. Secondo me bisogna... Poi domani valuteremo anche gli errori che abbiamo fatto, ma vorrei valutare anche anche le cose belle che abbiamo fatto, perché ci abbiamo creduto, abbiamo ribaltato, vediamo sempre le cose positive anche, non solo quelle negative, secondo me bisogna, poi noi siamo positivi per natura e bisogna essere sempre, pensare sempre positivo, sappiamo, come ho detto prima, che dobbiamo migliorare, lavoriamo ogni giorno per questo, abbiamo fatto un buonissimo lavoro questa settimana, la settimana prima l'abbiamo lavorato tanto, difatti col Napoli secondo me eravamo un pochino poco brillanti, oggi siamo stati meglio fisicamente, difatti siamo venuti fuori alla fine, perché abbiamo fatto un lavoro buono, che sapevamo che ci poteva creare un po' all'inizio un po' di difficoltà, e però poi le partite sono tante da fare ancora e dobbiamo essere pronti per fare ogni partita alla volta e cercare di fare il meglio possibile.